Ciao Lulette, in questo nuovo video dei Bronzers. Oggi siamo qua in questa nuova... in questo nuovo Pack Time e siamo qua anche per scoprire chi sarà il vincitore del contest. Vecchio contest. Poi doveva uscire tipo un mese fa, ma per problemi tecnici. Ora procederemo alla fine, soltanto alla fine scoprirete chi ha vinto questo fantastico gioco. Quindi partiamo con la prima domanda che ci fa. Lara ci scrive: fate un video su In Segreto? No. Secondo me viene una bella serie. Ma per me si poteva, cioè per me si poteva anche fare. Per me sì. Per me sì, no. Sì, però il problema è che a me, cioè, a me non è che mi garbi fare più che altro le cose che fanno tutti. Cioè non perché, perché sinceramente mi sta proprio sul cazzo fare le cose che fanno tutti. Se deve retta a lui non si fa video. Quando si inizierà a scarseggiare, quando inizierà a scarseggiare questa moda di In Segreto, vabbè, anche ora sta iniziando un po' a scarseggiare. Noi ci procureremo, magari certo la facciamo in modo diverso, ma è vero, no, non dire, no, la facciamo in modo diverso. E sempre Laura ci scrive: com'è cambiata secondo voi YouTube? Vabbè, diciamo è cambiata un pochino in peggio, cioè cose positive, cose negative, no, non metto, cioè, dai, tutti parlano di questi feed che non arrivano, proprio ai canali piccoli molto spesso arrivano, anche perché c'è meno gente a cui inviarle. I canali grossi invece non ne hanno più tanto bisogno. Alla fine sono conosciuti, uno ricerca anche se non arriva il feed. E poi questa cosa dei feed in realtà, cioè se garbi a una persona, questa persona, cioè l'iscritto si viene a cercare. Vabbè, lasciamo stare, quindi. Vabbè, un po' non vogliamo entrare nel dentro, perché noi non ce ne intendiamo, noi non siamo politici italiani. Un altro canale molto affine a noi, cioè quelli del carrello. Il nostro friend Francio. Preparatevi anche una collaborazione con loro. Lui ci scrive: fa cazzo, quali sono le vostre passioni nel tempo libero? Direi di partire con Damiano. Beh, detto Ernatta. Intanto che tempo libero io non ne ho più, perché a parte questi radicali c'è lo studio della scuola, c'ho l'esame. Poco tempo libero, aspetta, io lo uso per il canale. Prende, sono senza lavoro, no? Sto cercando il lavoro. Nel frattempo mia mamma ha proposto questa cosa: che se io gli fo le pulizie in casa, gli do una mano, ma veramente gli fo le pulizie in casa, lei mi dà qualcosa a fine settimana. Fondo mio da quando ho lavorato prima, e in più queste entrate non sono male. E invece gioco a calcio a 5, l'unico tempo libero c'ho, monto video, vengo a fa video. E prossima domanda. Gli iTrueFakes ci scrivono che loro, tra l'altro, lo andate a vedere nei video vecchi, c'è una collaborazione con loro su Minecraft, una mappa che avevano creato loro. L'ape più vecchia e saggia del mondo? L'ape Maya. Artester02: fa cazzo, li ho scoperti grazie a questo contest. Sono stronzo? Forse. Zio Pepo, qual è il tuo youtuber preferito? Mi butto su Spavigeri, vai, vediamo un po', Spavigeri. Allora, io ho iniziato a seguire Parliamo di Videogiochi e Dread, quelli sono i miei preferiti. Ecco, una cosa che sto seguendo molto ultimamente sono i video di Marcus Cron, perché mi sto flippando con le mod di Minecraft, anche se non capisco quasi un cazzo. Chi di voi tiene il pene più lungo? Sono l'unico nero. Cazzone. Allora, Andrea Barni, che tra l'altro è colui che ci ha inviato la nostra bellissima fan art. Sì. Fa cazzo. Oh, meglio. Quali sono i vostri valori all'interno del canale? Ah, bene. Allora, io fo monte video e magari, non so, cerco qualche giochino interessante, cerco di coinvolgere tutti loro. Esatto. Il motivatore. Invece io sono quello che mi occupo della gestione dell'Oculus e dei giochi cardboard, e soprattutto faccio le miniature. E vabbè, anche io naturalmente, se riesco a trovare qualche giochino normale. Damiano, cosa fai? Io non fo un cazzo. E ci scrive anche: e che scuola avete fatto? E per Damiano: io sono, mi sono diplomato come odontotecnico. Io sono enogastronomo ristoratore. Pezzente, vabbè. Comunque, cioè io teoricamente, questo è l'ultimo anno, quindi ho l'esame quest'anno, diciamo. E cosa dovrei, dovrei essere un tecnico della manutenzione in generale. Certo. Nicolò ci scrive: fa cazzo, quale Call of Duty vi è piaciuto di più? Dato che io non ho giocato a nessun Call of Duty, Riccardo ha solo Call of Duty Black Ops 3, Damiano è l'unico consolaro che aveva la PlayStation 3 e PlayStation 2 ci ha sempre comprato. Diciamo che almeno quello che mi è piaciuto di più a me è il Modern Warfare 2. Console o PC? PC è l'unica cosa che ho avuto, a parte la PlayStation 2. Che non mi riesce a me usare il controller, focca. Tutte e due. Cioè effettivamente anche io tutte e due, cioè se ci avessi i soldi anche io li prenderei tutte e due. No, a me non mi tirano tanto.
Però beh, devo mettere la priorità alla sempre piccina secondo me. Giuseppe Cantile ci scrive: prima di YouTube cosa facevate? Vedevamo la nostra voce. Boh sì, gioco e computer senza registrare. Andavo a scuola ancora prima. Oppure si veniva qua, veniva d'estate, e registravo di nascosto da mia nonna e giocava e ci faceva l'irritante tanto che era su Doom. Doom oppure il famosissimo District 147, come si chiama? No, 100. Che partite su quei Ma tipo era un gioco di quelli di merda assurdi, no? Che trovate tipo sul fondo di Steam dove scrostate la merda, no? Combat Arms, Damiano bannato 4. Famosissimo Combat Arms, però ai tempi ci andava bene. Compravano gioco grande. Peggio. Comprava i soldi del telefono. Comprava, lui ricaricava il telefono con le schedine. Poi dopo si comprava la roba su internet. E lo parlavano perché era minorenne. E continuava. E tipo, lui aveva 4 account, bannato 1, bannato 2. E arriviamo con l'ultimo faccazzo. Reliable Bug TM. Ma proprio TM, non TM piccolino, ma TM proprio grande. Faccazzo, avete mai pensato di chiudere il canale? Sì. No. Anche perché mi sto facendo il culo per tirarlo su e... Anche perché sinceramente è poco divertente. Cioè mi girerebbe il cazzo se si chiudesse. Ma poi non è che... Cioè che poi... Voglio chiudere invece. Cioè vabbè Damiano, le sue strane. Comunque tipo, è che proprio una cosa bella a me mi garba proprio avere un obiettivo, un qualcosa. Ogni settimana dover procurarsi un video per farlo uscire. Impegnati. 3 anni ne abbiamo adesso. Sì, vabbè. Esatto. Però nel senso, quando... Cioè la cosa bella è farvi video. Infatti non, se no... Non staremmo qua con questa cazzo di telecamera lì così. Adesso cioè... ne usciranno. Andiamo con l'estrazione. Arriviamo. No, 3. No, ma questo fa così. Questo fa un così. Corre. Parte subito. No, non parte subito, vedi fa. No. Siamo qua su questo sito che si chiama Random Comment Pickers. Esattamente, lui prende un commento a caso. Naturalmente noi prenderemo un commento dove c'è scritto partecipo. Ok, abbiamo messo il nostro link. Andiamo a caricare i commenti. Ora li sta caricando tutti. YouTube, io non posso prendere il link del video. No. Io video. Io ho messo il link del canale. Ma ti ho scherzato, ho messo il link del canale. Beh. Ah, sei stupido, allora io non carico. Quello del video mi prendo. No, per il canale, scherzato, vero. E là c'è non caio, senti non mi. Incompetenza! L'incompetenza! L'incompetenza! Dai! Oh! E il vincitore è. Giuseppe Cantile! Complimenti! Sei la quinta persona che estraiamo! Dopo tutti gli iscritti ricambi il gioco può essere Minecraft! Vi ricordo allora di lasciare un mi piace, un commento. Esatto, e condividete questo video ovunque. Vi ricordo su Instagram di passare dal nostro canale, di guardare gli altri video. Un saluto patrocinato. Vediamo al prossimo video, ciao. Ciao.